Il nuovo piano sanitario varato ieri dalla Regione Veneto per fronteggiare l'emergenza coronavirus si concentra principalmente sulle case di riposo e sulla gestione dei rischi tra gli anziani. Questo introduce due nuovi aspetti: la presa in carico diretta del paziente sintomatico sospetto Covid-19 che parte dalla valutazione e dai consigli del medico di medicina generale e arriva all'intervento diretto delle unità speciali di continuità assistenziale, e la modifica dell'attuazione della sorveglianza attiva rivolta ai soggetti asintomatici e quella rivolta ai soggetti sintomatici. Il piano prevede anche la ricerca di soggetti positivi nei lavoratori dei servizi essenziali. Un occhio di riguardo viene inoltre riservato alle strutture residenziali per anziani, sia per quanto riguarda gli operatori che per gli ospiti. Sulla delicata questione interviene anche la CISL di Belluno e Treviso, che ribadisce l'appello all'attenzione massima nei confronti della salute e della sicurezza degli ospiti delle case di riposo, condiviso da Fisascat, FNP e Funzione Pubblica. Ci sentiamo di dover fare un appello agli amministratori, all'ULS, alla Regione, rispetto al problema che riguarda circa 2.000 sono gli addetti ai lavori tra operatori sociosanitari, infermieri, tecnici sanitari che operano all'interno delle case di riposo, sono una trentina in provincia, accolgono circa 2.300 ospiti. Ieri ci eravamo illusi che la Regione aveva compreso effettivamente quanto grave è il rischio di contagio, rischiano di diventare dei focolai che poi potrebbero diffondere in maniera incontrollata il virus, ma oggi, dopo la conferenza stampa odierna, ci siamo resi conto che quelli erano semplicemente o apparivano come degli annunci. Oggi sono necessarie risposte concrete, abbiamo bisogno di garantire agli operatori tutti di la dotazione dei dispositivi di protezione adeguati, e in più, lo abbiamo scritto 10 giorni fa all'ULS, bisogna anche prevedere una task force che possa intervenire laddove il numero dei contagiati fosse talmente elevato da non garantire più la continuità assistenziale. Non c'è più tempo da perdere.